Dunque, vi leggo questa cosa come mi è stato chiesto di fare e spero che vi divertirà, come a me è divertito scriverla. 150 di questi giorni, scritto in occasione del 150esimo. L'Italia è una penisola bagnata dal mare che si libererà delle sue autostrade per usare di nuovo i suoi magnifici porti. Le merci saranno portate da navi a idrogeno e a vela anziché da tir a gasolio. E ne gireranno molte di meno perché sarà poco richiesto distribuire troppo lontano le cose e fare pacchi piccoli. L'Italia confinerà sì a nord con le Alpi, ma a sud ci si ricorderà dell'Africa e tante belle navi solcheranno un Mediterraneo aperto, portando gente, merci e profumi di nuovo in Europa e viceversa, liberamente. L'Italia si libererà delle periferie, degli ipermercati, delle mafie, dei ladri, dei governi e delle leggi, insieme al petrolio e agli americani con i loro missili e la loro CIA. La cucina nazionale sarà arricchita di mille piatti, di mille spezie, di mille prodotti nuovi e antichi, biologicamente coltivati e etnicamente contaminati. E sarà buonissima. Cuochi italiani imporranno di nuovo la cucina migliore del mondo ovunque e sarà differente. E geniale. L'Italia sarà allora un paese di giovani, in cui i vecchi saranno rispettati e tenuti in cortile, al sole, a poltrire, ma in finale non conteranno più un cazzo. Ciò perché il potere sarà in mano alle femmine, donne enormi, benevole, potenti, dalle ossa grosse, dal cervello fino e dalle mani grandi, capaci di mettere a tacere a sberle l'insolenza di un villano. Non si preoccuperanno più troppo delle canottiere e delle giacchette di figli soffocati, li lasceranno giocare nei cortili, nelle aie delle nuove case agricole, per richiamarli all'ora della merenda dentro grandi cucine collettive che comandano come un ammiraglio la propria portaerei e da cui controllano la nazione villaggio. Gli italiani di quel giorno, gialli, bianchi, bianchicci, nerastri, neri e figli d'Annibale, sapranno tutti fare qualcosa. Innestare un albero, potare la vigna, costruire un tavolo, un'antenna, una macchina a vapore, un network di wireless e si scambieranno la loro abilità e conoscenza liberamente tramite una rete di contatti e amicizie che renderà più pratico il baratto del denaro e del lavoro stipendiato. Chi saprà fare da suonare uno strumento, riparare una bici sarà ricco e avrà il tempo per godersi la vita facendo cose belle. Gli italiani saranno allora richiesti in tutto il mondo per costruire cose belle. Non più un bello imposto da altri italiani morti, ma il bello che hanno appreso dalla natura della loro penisola, dalla loro lingua arzigogolata e complessa, adatta a rappresentare sfumature, a fare ghirigori tra due significati, a inventare metafore impossibili e soprattutto sempre più ricca di termini nuovi, di poesia araba, di metafore africane, di tecnicismi cinesi. Impreziositi da voci incredibili, voci italiane schioppettanti di dialetti sonori e beffardi o sottili e sibillini. Poi so già che la penisola sarà percorsa da persone a piedi, in bicicletta elettrica o a cavallo e non più da automobili. Qualche scienziato italiano avrà persino trovato il modo di far sì che i batteri mangino l'asfalto e lo trasformino in humus. E allora autostrade, svincoli e rotonde saranno campi. Anacronistici piazzali per giochi, prati e campi fioriti. I ragazzetti italiani di allora non giocheranno più al calcio, che sarà caduto in disuso, ma al rugby, alla lotta e a mille giochi strambi conditi a volte da sassaiole fra tifoserie avverse che pochi schiaffoni delle femmine arbitro potranno facilmente mitigare. Il termine sport, obsoleto e anacronistico, non lo userà più nessuno, mentre le carcasse delle televisioni, in attesa che qualcuno trovi il batterio giusto per digerire la plastica e il vetro, serviranno a far giocare le galline nei pollai. Gli italiani di allora saranno tutti magri, perché dovranno correre tutto il giorno in salita e in discesa e non sapranno più neppure che vuol dire essere grassi e invidiosi. Come gli ebrei di Mosè nel deserto, saremo allora tutti morti. Forse in tutta la penisola di italiani ne saranno rimasti forse un 20% di quanti sono adesso, senza bisogno di guerre o rivoluzioni.
solo perché gli italiani tristi, quelli di prima, un po' pensavano solo a scopare e a non far figli, servi del loro stesso edonismo cretino, e un po' morirono di fame, senza fare troppo rumore, nei parcheggi degli ipermercati. Fu quando mancò la luce per 6 mesi nel grande cataclisma del 20, ma gli italiani di prima, quelli un po' stupidi e ladri, si sono estinti e non mancano a nessuno. A scuola, vicino all'albero delle ciliegie, ci sarà qualche ragazzino che sogna, leggendo Calvino, Marinetti o Pasolini, e sarà fiero di quella lingua piena di gloria che usa ancora per affermare ciò che sa essere bello e scrivere poesie, anche se deve compilare la lista della spesa. Quel giorno qualcuno magari leggerà o guarderà sotto banco nel suo microcinema portatile anche un Bonelli, trovandolo un po' fuori moda, arzigogolato o esageratamente surreale, eppure godendo nel suo piccolo peccato. Un buon Bonelli, di quelle letture che al liceo ti proibiscono perché sono frivole, che la mamma ti censura a ceffoni, ma che sotto sotto approva, ricordando di come tuo padre la sedusse, spacciando per farina del suo sacco una sua poesia. Che bella l'utopia, eh?